Oggi abbiamo appena concluso con la Commissione Cultura un sopralluogo al Sepolcro Ostiense. Questo grande complesso, questa grande necropoli di cui segna la storia in 5 secoli, dal secondo secolo avanti Cristo al IV dopo Cristo, in cui vengono narrati tramite una ricca documentazione, tramite dei ricchi resti che si trovano dalla Sala Montemartini ai alcuni musei capitolini o anche qui sul sito, quello che è stato il passaggio del rito dell'incenerazione all'inumazione. Sicuramente tra gli indirizzi che abbiamo ritenuto importante raccogliere oggi è rendere sicuramente più accessibile questo sito. Ad oggi è attivo solo su richiesta diretta Zetema tramite lo 060608, ma non sempre aperto, accessibile e disponibile per questioni di organico. Ecco, noi sicuramente vorremmo che questo sito venga valorizzato e reso più accessibile almeno per il weekend, magari facendo una ricerca e cercando di individuare l'organico necessario a garantire un'apertura costante nei fine settimana. Sicuramente ci sarà un lavoro da portare avanti per la realizzazione di passerelle a norma che possano consentire alla cittadinanza, insomma, di vedere dall'alto questo meraviglioso sito che ha uno splendido potenziale. Ogni tomba racconta la storia di una famiglia romana e sarebbe bello poter immaginare di riuscire a valorizzare anche questi spazi con un racconto multimediale, tridimensionale 3D che possa narrare tramite proiezioni quelli che erano i colori e le storie di queste persone, le storie delle nostre radici. Sicuramente per fare questo noi come commissione promuoveremo in maniera trasversale la trascrizione di un atto di indirizzo che preveda lo stanziamento di fondi in bilancio per avviare una progettazione di questo tipo. Sicuramente è importante oltretutto promuovere una collaborazione di ricerca e studi con le tre università romane, ma anche a livello internazionale. Sappiamo che ci sono ancora delle collaborazioni attive con le università americane che hanno sostenuto questo progetto, riattivare una ricerca che è ferma ai primi del Novecento e che ancora su un sito che ancora ha molto da raccontarci. Per questo, insomma, stiamo lavorando e lavoreremo sull'organico e per valorizzare tutti i siti di Roma Capitale che sono anche un po' meno conosciuti e meno accessibili, perché sono siti di straordinario valore.